È una notizia di quelle che farà discutere alloggio, vitto, addirittura posti di lavoro stagionali, una provocazione, sono già pronti i contratti di lavoro? No, non è una provocazione. Noi abbiamo voluto dire basta, basta questa squallida così situazione che si è venuta a creare nel nostro territorio e quindi non possiamo più sopportare un giorno in più. E io ho proposto due soluzioni al governo. La prima è che ci prendiamo questi soggetti, questi esseri umani all'interno delle nostre aziende, a quale offriremo vitto e alloggio e il vestiario ovviamente per un lasso di tempo, fin tanto che decideranno le istituzioni internazionali nel caso in cui vogliono trovare una soluzione. Ove questa soluzione non la trovassero, allora noi siamo disponibili ad assumerle tutti a 47 con contratto di lavoro a tempo determinato, perché per la stagione. Ci insegneremo loro la Costituzione italiana, ci insegneremo loro la lingua e cureremo anche i minori. Questo è quello che ci proponiamo di fare, quindi non è una provocazione.